test video per Wico You Feel che registra una risoluzione di 1080p, zoom 4x, andiamola a vedere per vedere da più vicino l'eco. Torniamo all'1. Intanto sfruttiamo subito la presenza di un motoscafo per vederlo un pochino più da vicino. Ovviamente sarà molto sgranato, presumo. Possibilità con il tocco di mettere in luce, ovviamente regolare la luminosità. Ad esempio, in questa zona vediamo la parte di sinistra è molto scura, col tocco vedete che aggiusta decisamente meglio la luminosità. Tornando a destra invece da priorità dove ho toccato più o meno all'orizzonte dove ci sono quelle montagne. Questa invece è la qualità della fotocamera anteriore, oggi fa un freddo ladro ragazzi, come vedete adesso sono perfettamente illuminato, ma appena mi girerò vedremo che la fotocamera farà difficoltà un po' a mettermi in luce, non c'è possibilità di gestire la luminosità, dà privilegio diciamo allo sfondo, mentre il soggetto in questo caso rimane proprio illuminato. E adesso torniamo in montagna. E per finire, video in condizioni di luminosità scarsissime perché? Perché non potevo resistere ad aprire questo pacco. Adesso vi faccio vedere cosa contiene. È una cosa che avrà un'importanza importantissima per quanto riguarda i miei video presenti e futuri. Perché, signore e signori, non si vede una mazza. Eccola qua, forse GoPro Hero 5 Black. Stupenda. Poi in futuro magari vi racconto perché ho deciso di acquistarla, come l'ho acquistata, quanto l'ho acquistata, perché ci sono dei motivi abbastanza importanti che mi hanno mosso verso questo acquisto. Però per il resto è tutto, adesso si va a spacchettare. Ciao ciao!